Allora, Gabriele, abbiamo l'albero, però abbiamo anche i fatti di Bruxelles. Allora andiamo per gli aggiornamenti subito da Eugenia, a te. Sì, la TV pubblica belga ha dato un aggiornamento per quel che riguarda vittime e feriti. Salgono a 230 il numero dei feriti degli attentati oggi di Bruxelles e dicono 30 morti tra l'aeroporto e la metropolitana. E la notizia è anche che anche domani l'aeroporto di Bruxelles resterà chiuso. Insomma, mi pare di capire che scende il numero dei morti, 30 invece di 34, ma aumenta il numero dei feriti. Questo dunque è l'ultimo aggiornamento su Bruxelles. Ma come dicevamo prima, è tornato in studio l'albero del bene comune e Gabriella, oggi, come dire, iniziamo con un passo di un dramma di Shakespeare, Tempesta. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Oggi mi sento un po' poeta. Sì, Massimiliano, c'entrano molto i sogni con la storia che stiamo per raccontarvi. C'entra Shakespeare, c'entra il teatro, ma soprattutto, dicevamo, i sogni. Sogni di chi aveva smesso di sperare e invece poi ha ricominciato. E a raccontarci tutto questo sarà la nostra prima ospite, che a questo punto facciamo entrare. Facciamola entrare. Eccoci qua, allora la sua camera è da 4, si autopresenti. Donatella Massimilla, sono regista e ho una cooperativa sociale da tanti anni che è il Centro Europeo Teatro e Carcere, il CETEC. Allora, il mio compito è quello di sbirciare in questa scatola, perché in questa scatola ci sono degli oggetti che raccontano il messaggio che ci vuole dare qui oggi. Allora, il primo oggetto è questo, un libricino. Dal titolo La nave dei folli. Sì. Che significato ha? Per me è molto importante. Aveva paura che... Ho paura perché è prezioso, perché è del 1989, ne furono fatte solo 99 copie e da questa casa editrice meravigliosa che è Pulcino Elefante, Alberto Casiraghi, amico di Alda Merini e anche amico nostro, con i detenuti della compagnia della nave dei folli, aveva realizzato questo libricino che ricorda il nostro debutto. La barchetta di carta era fatta di carta da giornale dei detenuti, pazzo è chi contrasta con le stelle, era il nostro motto. E devo dire che dopo più di 20 anni, quasi 25, la nostra follia continua ad essere viva dentro e fuori San Vittore. Insomma, aveva paura che glielo portassi via. No, è prezioso, l'abbiamo regalato anche a Giorgio Strehler quando era venuto a fare il baratto sulla Tempesta di Shakespeare, il maestro. Allora, e questo da questo si capisce che la sua passione per l'arte e per il teatro è da sempre, è fortissima. Sì, sì. Quanti anni aveva quando appunto ha scoperto tutto questo? Innanzitutto devo dire la verità, mi fu regalato un teatrino per le marionette da mio padre, che aveva fatto teatro all'università da giovane e mi portava spessissimo fin da piccola a vedere a Roma i grandi, da Salvo Randone alle grandi opere. E quindi sono stata molto fortunata ad essere introdotta fin da bambina. Poi a 15 anni ho debuttato come attrice. A 15 anni? Sì, sì, al Teatro Ringhiera con Franco Molè, studiavo la Lady Macbeth di un Macbeth di Testori. Posso chiedere cosa le affascinava? Ma mondo? Mi sembrava talmente importante questo fatto che il teatro potesse dare la possibilità di fare un lavoro su se stessi, cioè conoscersi e trasmettere emozioni. Così è stato, perché io torno al nome di quel libro meraviglioso, La nave dei folli, perché anche il nome che lei ha dato alla sua compagnia. Allora ci deve spiegare, Donatella, quando è nata, come, perché questa compagnia? Diciamo che avevo appena fatto uno spettacolo al Teatro Verdi a Milano che si intitolava Il Decameron delle donne. Avevo fatto una drammaturgia tratta da un libro di una regista russa che era anche scrittrice, Yulia Voznesenskaya. Lei era stata in Gulag per tanti anni e poi aveva scelto una metafora felice, un reparto maternità in Russia pre-Gorbaciov, una strana infezione della pelle, un gruppo di donne diverse che si raccontano le loro storie. Questo spettacolo fu un grande successo, noi eravamo giovani, però abbiamo avuto la fortuna di essere molto viste e il direttore, che allora era Luigi Pagano a San Vittore, accettò la mia richiesta di fare un Decameron delle donne con le donne di San Vittore. Grande scommessa, una compagnia teatrale in carcere, un luogo apparentemente meno adatto a tutto questo, alla follia degli attori, ma lei la realtà carceraria la conosceva già?
Non ero mai stata in un carcere, il luogo recluso e il luogo altro mi sembrava molto interessante, perché provenendo anche da incontri con maestri come Grotowski, che è stato un regista polacco che io ho avuto come maestro alla Sapienza a Roma, per un teatro povero e necessario, mi sembrava bello reinventare il teatro dove il teatro non c'è. Ecco, ma ricorda la sensazione della prima volta che è entrata in questo mondo, il carcere? Proprio la sensazione umana, personale che ha provato? Diciamo che è una cosa incredibile, devo essere molto sincera, mi sono subito sentita a casa. Nel senso che attraversare questi lunghi corridoi e arrivare in queste aree di socialità, fra l'altro il carcere di San Vittore è uno dei pochi carceri antichi che non ha teatro, per cui noi il teatro lo facciamo nei cortili all'aria, nelle biblioteche, nei corridoi, è chiaro che vedere queste persone che sentivano e sceglievano di far teatro una forte necessità di esprimersi, allora voleva dire che il teatro non era intrattenimento, il teatro era necessario. Ma come si entra a far parte della compagnia? Allora, di solito sono gli educatori che all'inizio dell'anno, con una locandina dove noi scriviamo il progetto del teatro, attaccato nella bacheca dei corridoi, raccolgono poi queste domandine, no? Che vengono fatte dalle persone recluse. E è assolutamente libera l'iscrizione. E devo dire la verità, negli ultimi anni abbiamo scelto di continuare a far teatro anche nonostante tagli finanziari incredibili da tutti i fronti, cultura e sociale, sempre più difficile, però loro hanno capito quanto si sia creata ormai una comunità e soprattutto un dentro e un fuori attraverso la nostra compagnia. Suono? Sente questo suono? Sì. Questo è il secondo oggetto, una maschera di cuoio. Che personaggio la indossa questa maschera? Dunque, noi l'abbiamo usata e indossata da una nostra attrice ex detenuta polacca al Piccolo Teatro di Milano ed era Puck del Sogno di una notte di mezza estate. Siamo sempre dalle parti di Shakespeare. Sì, allora, sì. Chi è che l'ha realizzata? Perché è molto bella come oggetto. Devo dire la verità, cioè per una passione proprio che ho sempre avuta fin da bambina, ho fatto una scuola di commedia dell'arte a Venezia, la Vogheria, quando ero giovane, Dio, e ho imparato a realizzare le maschere di cuoio. Per cui voglio dire, questa come è una... Come troverà mai il tempo per fare tutto questo? Questo resterà un punto interrogativo sospeso nello studio, ma insomma questa maschera corrisponde insomma a un progetto che vi sta molto a cuore, un progetto particolare. Qual è? Sì. È un progetto che ci siamo inventate. Durante l'inaugurazione di Expo abbiamo davanti San Vittore, mentre dentro si teneva questo padiglione espositivo con tutte le realtà carcerarie che portavano i loro prodotti, cioè che potevano essere vino, che potevano essere i panettoni alla birra regalati a Papa Francesco, che potevano essere i biscotti di Banda Biscotti. Voi vi siete noi inventati? Abbiamo invece un Ape Car che fa teatro di strada e cibo di strada. Come si chiama l'Ape Car? Ape Shakespeare. Ecco, non a caso. Cibo e teatro. Sì. Come sì. Si coniugano insieme? Beh, è una grande passione per la vita e la condivisione. Dove esiste una tavola, esiste un luogo di incontro. E dove esiste la possibilità di insegnare, cosa che si fa dentro San Vittore, ma anche in tante altre carceri italiane, nei corsi di formazione, la cucina, come anche il teatro, come la sartoria, come altri mestieri, le persone possono stare insieme e crescere. Qual è il piatto forte? Sono tanti, perché noi facciamo sia... Uno. Beh, ma sicuramente abbiamo dei prodotti fantastici di Cascina, per cui tutto quello che noi realizziamo, si mangia bene. Sia per gli happy hour che per mangiare, le merende... Qualcuno diceva, sì. Lo sentiamo dire spesso, sì. Che con la cultura non si mangia. Come dire, è la prova che non è così. Devo dire la verità, i comici dell'arte sono nel sangue di noi italiani e sono alle origini del teatro e Shakespeare si dice che avesse origine addirittura da una famiglia siciliana, i Crolla Lanza. Sì, comici dell'arte in cui se non abbiamo da mangiare andiamo nelle piazze e barattiamo la nostra arte. Chi sono le persone coinvolte in questo progetto?
Beh, innanzitutto il Comune di Milano lo devo ringraziare perché qui abbiamo l'assessorato alle attività produttive, al lavoro e all'università che ci ha nominato come presidio di legalità e sicurezza, per cui noi subito dopo Fa la cosa giusta che si è appena svolta e noi eravamo qui dall'Università degli Studi di Milano, con i giovani, con tutte le persone che ci seguono, andremo in giro per le periferie di Milano. Capito, bello, Andrea? Bellissimo, sì. La nostra Caterina Dall'Olio nel frattempo non ha aspettato questo appuntamento. Chissà se per mangiare o per vedere il teatro, chissà. Resta anche questo dubbio. Chissà. È venuta infatti a uno dei vostri eventi per conoscere le attrici, per Grazie. Assistere alle letture, ma anche per partecipare ai vostri laboratori. Vediamo. Grazie. Posso essere tutto, basta chiudere gli occhi. La vita è un gioco di prestigio, una magia. Sono prospero, o chiunque vuoi che sia. E quindi qui viene esposto quello che prepariamo noi, ad esempio queste colombe le ha preparate il carcere, arrivano dal Beccaria, carcere minorile. Mi chiamo Mariangela. Sono da anni detenuta a San Vittore. L'ho fatto perché da ragazzine un po' tutte non sognano magari di fare l'attrice. Sono riuscita a imparare a memoria tante cose, delle parti anche un po' lunghe. E ti dà in carcere, ti senti libera, ti dà la possibilità di esprimerti e questo per chi è dentro è molto importante. Quindi io esco già con i miei permessi da sola. Mentre prima non potevo, e anche le altre mie compagne, e si esce con la scorta. Nei tempi di Shakespeare questa era la moda. Mettevano queste cose. Vi insegno come fare questa gorgiera riciclata. Mi chiamo Susan Marshall. Sono costumista e da un anno lavoro insieme con CETEC, il Dentro Fuori San Vittore, e con Appe Shakespeare. Bisogna andare avanti e dietro a piegare la carta. Così. Sono molto interessanti essere coinvolti, essere attori. All'inizio magari sono timidi e non vogliono partecipare, però vanno molto coinvolti dalle brave attrici. Insieme facciamo teatro con i ragazzi e insieme portiamo avanti i discorsi dell'inclusione, dei diversi stili di apprendimento anche attraverso il teatro, e proviamo a ragionare anche sui temi dei pregiudizi e anche un po' del perdono nei confronti di chi ha sbagliato in passato e adesso dal carcere prova a ripartire. Ancora Bruxelles, ancora Eugenia. Sì, aggiornamenti. Questa sera alle 19 il re Filippo del Belgio parlerà al paese a reti unificate. Ovviamente il sovrano si è detto sotto shock per il bagno di sangue nella capitale. Parlerà su tutti i canali, appunto, e vi ricordiamo che il Palazzo Reale per ragioni di sicurezza è stato evacuato. Riaprono invece delle stazioni, riapre la stazione centrale di Bruxelles, quella nord e quella sud. Rimangono ovviamente chiuse ancora le zone della metropolitana più vicine agli attentati, e la polizia belga fa anche sapere di aver fermato davanti alla Gare du Nord due sospetti. Grazie Eugenia, allora riannodiamo le fila del nostro discorso qui in studio, perché una socia e dipendente della cooperativa sociale CETEC Dentro Fuori San Vittore, che cura proprio i laboratori in carcere e il progetto di cui abbiamo appena visto delle bellissime immagini di servizio dell'Ape Shakespeare, ci ha raggiunto, quindi l'accogliamo con un applauso. E Betsy Suberana, ben arrivata. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora Betsy, come ricorda il giorno in cui è entrata, non un giorno felice, diciamolo, a San Vittore? Certo, direi di no. Come lo ricorda? È il giorno, uno dei giorni peggiori che ho avuto nella mia vita. Le va di ricordare, di descriverci quel luogo, il carcere? Che esperienza è stata? La prima esperienza è trovarti spaesata completamente, perché poi quando non sei mai stata in un posto così, arrivi, è la cosa più brutta, in senso ti crolla il mondo. A me è stato così, mi sono sentita, non morire, però mi è crollato tutto, è stato
brutto, veramente. Poi a un certo punto ha conosciuto Donatella e ha conosciuto i suoi laboratori. Quando e come è avvenuto? Allora, io sono entrata a San Vittore nel 2012. Lì ci sono tanti lavoratori che uno può scegliere di fare. Io ho avuto, dico, la fortuna, perché veramente lì il carcere di San Vittore, essendo circondariale, non sono tante ragazze, cioè su 120. Quindi ha potuto scegliere? No, nel senso lavorano all'incirca 20, diciamo, e ho avuto la fortuna di essere fra una delle appena arrivata e avere la possibilità di lavorare. L'aveva mai fatto prima? Il teatro la interessava prima, magari da bambina? O è stata proprio una scoperta che è arrivata lì quando pensava quasi che la vita fosse finita? Da bambina sì, qualche recita scolastica, però lì proprio ho scoperto nei laboratori che stavo facendo una cosa che veramente mi piaceva. Insomma, che mi piace tantissimo. Imbarcarsi sulla nave dei folli è tutt'altra cosa rispetto alle recite. Ma veramente la nostra compagnia è una nave dei folli, lo diciamo tutti sempre. Qual è il personaggio? Che le è piaciuto di più interpretare? La prima che ho fatto, che è stata La casa di Bernard Alba, quindi per me è stata la più bella, perché è stata la prima e tra l'altro lo abbiamo fatto nei corridoi di San Vittore, che è stato proprio bellissimo, cioè dell'emozione che fino adesso, anche andando al piccolo, non le ho percepite. Ecco, il carcere di San Vittore ce lo siamo lasciati alle spalle, per fortuna, questa esperienza così difficile. Ma una volta uscita, questa passione nel sangue del teatro è rimasta o no? È rimasta e rimane e rimarrà, perché sono uscita in affidamento, non subito lavorando per il CETE, sono uscita con un altro lavoro, però non ho mai lasciato il lavoro teatrale. Quindi continuo a farlo, adesso con questo app che il CETEC ha preso, facciamo questo. Beh. Si uniscono le sue competenze, ecco. Perché lei ha fatto anche la cuoca dentro San Vittore e ha imparato a cucinare. E quindi sa fare tutto. E quindi sa fare tutto, no. Perché è attrice e cuoca. Che soddisfazione è vedere queste persone che poi diventano veramente compagni, amici di strada, a un certo punto fare il lavoro che hanno imparato grazie a lei anche fuori. Ma devo dire grazie a tutti, perché noi lavoriamo con un gruppo molto esteso di volontari, di amici, di persone che ci supportano, sia delle istituzioni che anche proprio di persone che hanno frequentato il carcere in modo diverso. E tutto questo dà grandi soddisfazioni. E questo dà grandi soddisfazioni perché ci fa fare teatro, poi devo dire noi siamo stati al Piccolo Teatro, ci torneremo, per cui voglio dire facciamo teatro comunque. Ed è per tutto questo che io le sto per scattare la foto. Allora grazie. Raggiungiamo lo sfondo, che quel muro bianco che vede di fronte a me, naturalmente si giri verso di me, un bel sorriso ed ecco la foto. Grazie. Torniamo pure al tavolo, perché abbiamo ancora un oggetto, Sì. Questo mi sa che non se lo riprende subito, no. Questo. Questo te lo vuoi lasciare? Questo me lo può lasciare. Sasso. Non lo posso lasciare. Neanche questo. Neanche questo. No, perché sarà un sasso speciale. È un sasso speciale. Ma perché ci ha portato un sasso? Beh, ho portato un sasso innanzitutto perché questo è un sasso che io ho trovato. Non si fida. Senza conoscerti, pensa che intuito. Allora, lancio il sasso lontano nel mare. È un sasso che ho trovato alle Isole Eolie, che sono un po' la mia seconda casa. Adoro questo gesto che avevo imparato sempre giocando da bambina, con i miei fratelli, con i miei genitori. Si lanciava il sasso nel mare per fare i cerchi. Allora il mio augurio è di continuare sempre a lanciare il sasso in avanti e che si possano sempre sviluppare ed estendere nuovi progetti. Glielo auguriamo e nuovi anche noi, sogni. Donatella. Grazie. Un ultimo e un prossimo impegno che le va di rilanciare. Ma sicuramente giovedì. Con l'Ape Shakespeare. Ma sicuramente con l'Ape Shakespeare siamo giovedì a Casa Merini a Milano. Abbiamo questo Shakespeare Women, cioè lavoriamo con le detenute di San Vittore, con la scorta. Ringraziamo il carcere che ci fa accompagnare le attrici. E poi al piccolo. La perché sua al foto piccolo sta per arricchire l'albero del bene comune. Grazie. Io vado. Vado in questo momento, che è il momento topico di questa parte della trasmissione. Grazie. Grazie per grazie ai nostri ospiti, sì, Donatella Massimilla, Betsy Subirana, grazie. Perché sono state con noi. Siamo noi, torna puntuale domani alle 15:20. Naturalmente torneremo ad occuparci, ad aggiornarvi su quanto è accaduto, sta accadendo a Bruxelles, e poi vi racconteremo anche tante storie di genitori adottivi e figli adottati. A domani, adesso la linea al diario di Papa Francesco. A domani 15:20, come sempre, domani. Grazie.
veramente grazie.